Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad Oritalk, 99esima puntata. Incontro con altri tre registi che però questa volta si trovano per concorrere alla vittoria della seconda edizione del Vespertile Awards. E allora, eccoci qua, immediatamente vedo già Lea e Vera Borgnotto in linea, tra poco insomma, le faremo entrare per parlare con loro chiaramente delle loro opere, delle loro passioni horror. Faccio entrare prima una e poi l'altra, sia Lea che Vera. Vediamo se riescono a entrare. Le invitiamo tutte e due. Buonasera, buonasera a tutti intanto ragazzi. Ciao! Ciao, 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 ciao ciao, ragazze! ciao, 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 ciao a allora! tutti, ciao a tutti. Ciao, ciao ragazze, sono veramente molto contenta. Oggi ho detto, anzi non ho ancora detto, lo dico, un'ora talk un po' speciale perché sono contenta, una puntata quasi tutta al femminile, perché ora ci siete voi due, poi ci sarà un maschietto e poi tornerà una femminuccia, quindi un po' tutta al femminile. Sono molto contenta di avervi qui con me. Allora, presentazione ufficiale. Partiamo da te. Ah, ok, perfetto. Ecco, Vai, chi parto sei? io. Vai, presentati, vai. Eccoci, allora, sono... Ciao a tutti, Ah, è sono... partita lei, Partita Sono... lei, Ah, vai. ok, non guardi te. Ciao a tutti, sono Lea, sono una regista e faccio sempre regia insieme a mia sorella, appunto gemella Vera, che è qua a fianco nella diretta. E principalmente per adesso le nostre regie sono appunto di genere gotico e horror in generale, siamo proprio appassionate, proprio stile di vita gotico, ecco. Abbiamo... E tra poco ne parleremo. Altra Sì. presentazione. Vera, Allora, vai. ciao a tutti, sono Vera. La sorella gemella di Lia, e come già anticipato Lia, io e Lia dirigiamo sempre insieme, comunque ogni progetto cinematografico che facciamo lo realizziamo insieme e sono veramente felicissima e onorata di essere qua stasera con voi, ecco. Allora, è vero che siete sorelle gemelle, quindi probabilmente mi risponderanno la stessa identica cosa, perché hanno vissuto insieme, perché lavorano insieme, quindi però io le devo fare le due domande che faccio, diciamo, un po' a tutti i registi che vengono qua ad Oritalk con me. Allora, la domanda è: com'è nata per voi la passione dark, la passione per, insomma, per l'horror, per il thriller, per tutti i generi affini che ci appartengono, insomma, che riguardano ore d'orrore, e soprattutto come siete arrivate alla macchina da presa? Allora, facciamo una cosa: siccome sicuramente più o meno mi risponderete uguale, alla prima mi risponde Lea e alla seconda mi risponde Vera. Ok, Vai, perfetto. com'è nata la vostra passione per l'horror, Lea? Allora, la nostra passione per loro è nata da quando siamo proprio, cioè, quando eravamo appunto piccole, più o meno tra i 6 anni, così 6, 7 anni, con Tim Burton. E poi è sfociata con Guillermo del Toro e poi anche un po', anche se un genere un po' più diverso, Terry Gilliam, anche un pochettino più astratto, ecco, comunque principalmente nostro Quanti mito da anni subito. avevate, Lea? Quanti anni avevate? 6 anni più o meno, 6, 7 anni, proprio. Se ci sentono i psicologi qui. E invece come siete arrivate da essere insomma, delle spettatrici davanti alle TV oppure all'interno di un cinema ad arrivare ad essere registe, quindi a stare dietro alla macchina da presa, Vera? Allora, noi abbiamo iniziato appunto a trasmettere visivamente quello che proviamo la prima volta nel 2019 col primo cortometraggio che abbiamo fatto, Innermind, basato sul periodo di anoressia che purtroppo ha avuto lì in passato. E appunto abbiamo voluto approcciarci proprio da appena maggiorenni al cinema, proprio perché è sempre stato il nostro obiettivo, proprio sin da Certo. piccole. Poi appena diventate appunto più adulte, approcciarci appunto al cinema e farlo diventare proprio il nostro mestiere, il nostro lavoro, ecco. Esattamente. Lea, che vi siete anche dedicati, oltre a, ovviamente al cinema, quindi insomma ai cortometraggi, anche ai video musicali, vero? Sì, anche video musicali, Che assolutamente, sì. esperienza è un'esperienza molto diversa? Nella, che ne so, nella, comunque nella ripresa è molto più complicato fare video musicali rispetto ai cortometraggi?
Allora, in realtà forse è leggermente più complicato il video musicale per il fatto che in pochissimo tempo bisogna cercare di trasmettere tante sensazioni che rimangono impresse, soprattutto ancora di più del cortometraggio. Però comunque diciamo che forse anche nei lavori appunto ultimi che abbiamo fatto, come per esempio Custodes o Vindex Mama, comunque cerchiamo sempre di metterci anche un po' un lato di video musicale nelle cose che Esatto, facciamo, sì. perché ci piace molto, ci piacciono anche molto i silenzi con tanta musica, ecco, quindi che parlano tanto le immagini con la musica. Questa cosa qua l'abbiamo un po' riportata anche nei lavori cinematografici. Vera, avete fatto diversi corti. Secondo te, ma questa è una domanda che può essere anche, insomma, dove potete rispondere tutti e due, qual è il corto che voi pensate che abbia rappresentato la vostra maturità? Cioè, quel corto che voi dovete averlo fatto, avete detto, beh, qua abbiamo fatto il salto di qualità. Allora, io direi l'ultimo lavoro, che è un cortometraggio dove però io ho recitato e lei ha curato la regia, e si chiama Vindex Flamma, essendo stato il nostro primo lavoro con una produzione dietro. Quindi diciamo che a livello di maturità, quello diciamo da lì in poi vorremmo sempre lavorare su quello stile, ecco. Certo. Nonostante sia come argomento, il lavoro che mi ha toccato di più è stato appunto Nevermind, essendo che appunto parla di un periodo che mia sorella appunto ha vissuto. Brava, brava, fai sempre bene. Fai sempre bene ricordarlo, poi quando si parla di temi sociali, sapete, sono molto sensibile su queste cose, quindi bene, bene, ottimo così. Allora, Custodes e Vindex Fiamma, se non erro, tutte e due, ormai le opere sono state presentate per la seconda edizione del Vespertine Awards. Intanto ringrazio l'ospite che sarà successivo, Salvatore Scarico di Anatar, che ha acquistato un badge e lo ringrazio tantissimo. Allora, Ciao. parliamo di Custodes, parliamo di Custodes. Lea, che cos'è Custodes? Raccontaci un po' le settimane, come siete arrivati a fare quest'opera, le settimane di lavorazione o i giorni di lavorazione, questo non lo so, ce lo dovrete dire voi, e che cosa rappresenta per voi Custodes, Lea? Grazie. Allora, Custodes innanzitutto è stata una regia condivisa appunto in tre, in quel caso che l'abbiamo condivisa con un nostro vecchio collaboratore Edoardo Nervi. E l'idea di Custodes nasce perché volevamo appunto cimentarci tutte e tre in un lungometraggio horror gotico, solo che lì per lì eravamo un po' indecisi sulla storia, eccetera. A un certo punto abbiamo praticamente incontrato una persona quasi a caso, tra l'altro in Piemonte, che era proprietaria di una casa dei primi del Novecento, tutta appunto Ah, bello. antica originale. Allora abbiamo fatto amicizia proprio così, per fortuna, con la proprietaria. Abbiamo creato una storia, diciamo, all'interno di questa casa, che era talmente bella che l'abbiamo voluta proprio sfruttare come Perfetto. storia principale del film, ecco. E per quanto riguarda la lavorazione, non è stata lunghissima, poiché appunto già la location era già appunto tutta, Era già diciamo, pronta, era già era fatta. già pronta, esattamente. Quindi si è trattato di 2 settimane di riprese, comunque abbastanza intense, ma neanche troppo, troppo faticose. Ecco, poi sono state esaltate con la fotografia. Vera, vuoi aggiungere qualcosa per quanto riguarda Custodes? Sì, io ritengo che appunto siamo state molto fortunate, perché è stato comunque il nostro primo lungometraggio ed è stato anche prodotto da uno dei nostri migliori amici, che ci tengo anche a salutare, che oggi è il suo compleanno. Sì. E quindi appunto è Come si chiama? stato Come si chiama e facciamo gli auguri di compleanno? Mattia Stabile. Mattia, buon compleanno, eh. O Mattia, ovunque, Mattia, ovunque tu sia, buon compleanno. Esatto. Vai, E vai. appunto è stato proprio bello unire appunto sia l'amicizia che il lavoro, in questo caso, perché appunto essendo il nostro primo lungometraggio ed è stato prodotto da uno dei nostri migliori amici, è stata veramente una cosa che a livello artistico l'ho trovata veramente bella, ecco, ha Sì. aiutato ad avere anche un percorso sereno durante le riprese, durante la lavorazione Certo. del film. Lea, quante soddisfazioni vi ha dato questo primo lungometraggio? Allora, le soddisfazioni sono state tante, perché innanzitutto col fatto che è stato il nostro primo lavoro appunto lungometraggio, ci ha aiutato secondo me tantissimo a capire la direzione che poi volevamo prendere per i lavori futuri, come per esempio il Vindex Flamma, e appunto per capire appunto magari i nostri, diciamo così, punti di forza, per poi migliorare, continuare a migliorarci per ogni lavoro futuro, ecco. Comunque sicuramente a livello, diciamo, della cosa che ci è piaciuta di più
di più fare appunto creare le atmosfere all'interno della casa, come per esempio appunto che sono state esaltate dalla fotografia. Vera, Sì. avete fatto diversi cortometraggi, appunto siete approdati al lungometraggio. E sempre, io dico sempre, no? Molti registi fanno gavetta con i cortometraggi per poi arrivare, diciamo, a fare un primo lungometraggio. Anche voi avete sentito, Vera, questa responsabilità, insomma, di fare un lungometraggio, più un minutaggio, Sì, quindi ci vuole una scelta maggiore, assolutamente. immagino, no? Assolutamente, infatti appunto anche noi abbiamo iniziato con diversi corti per poi per arrivare appunto al lungometraggio. Sì, sono assolutamente d'accordo, solitamente si approccia al cinema con i cortometraggi poi per arrivare verso il lungometraggio. Comunque, ritornando al discorso di prima, anch'io sono concordo con Lia per quanto riguarda i punti di forza di Custodes, penso che il punto di forza del film sia la fotografia, ecco, è stato veramente interessante ricreare proprio delle atmosfere gotiche, che era un po' quello che anche appunto nei primi corti io lì avevamo cercato un po' di ricreare. Assolutamente, io poi sì, no, questo ritengo che la fotografia, anche quando una sceneggiatura può vacillare, parlo proprio in generale, la fotografia è sempre importante. Se è spettacolare, salva di molto il film. Penso che fotografia diciamo, e musica siano sostanza assoluta all'interno di un'opera, di un film in questo caso. E parliamo un attimino Assolutamente d'accordo. Parliamo un attimino di Vindex Fiamma, perché poi avete fatto, che, diciamo, Sì. fatto l'ultima opera, in qualche Sì. modo, l'ultimo cortometraggio. Voglio sapere da voi, ma tutti noi di Oredore lo vogliamo sapere da voi, come è andata, anche come è andato questo cortometraggio, come si è evoluto anche questo qua, visto che venivate direttamente dal primo lungometraggio. Lea! Assolutamente. Allora, Vindex Flamma penso che sia. Diciamo, tra le cose più importanti che mi sono capitate nella mia vita, poiché proprio segna l'approccio proprio già prima era professionale, ma ancora di più per il fatto che è stato il primo appunto lavoro fatto con una produzione dietro. Quindi lì abbiamo conosciuto anche la Sissi Martina, che è una delle attrici appunto che ci sono in Vindex Flamma, che saluto tantissimo, che ci ha aiutato tantissimo in questo nostro percorso, e appunto ci saranno altre collaborazioni. E comunque, Vindex Flamma, ci tengo particolarmente perché, come ha detto Vera prima, Vera recita in questo corto mentre io ho curato la regia. Solitamente, appunto, abbiamo sempre fatto la regia insieme, ma in quel momento lì ho scritto la sceneggiatura basandomi su un momento davvero brutto che stava passando lei di violenza anche domestica, ecco. E diciamo che ho trasformato quello che vedevo che stava passando mia sorella in una sceneggiatura per poter, diciamo, far capire in modo fantasy quello che in realtà accade tutti i giorni, come stava accadendo a lei, accade a tantissime altre donne, ecco, tutti. Però, ragazzi, è un tema purtroppo, ahimè, attualissimo da sé, purtroppo attualmente, cioè non è solamente attualissimo, è purtroppo una cosa che secondo me, tra l'altro, c'è da sempre, ma solamente negli ultimi decenni, tra virgolette, si è un po' usciti allo scoperto, e nonostante le denunce, nonostante le nuove leggi e via dicendo, non è che la situazione sia particolarmente migliorata, ahimè, quindi siamo da Assolutamente. capo, ma insomma, non è che la situazione sia delle migliori, purtroppo, ahimè. Quindi ancora temi sociali, ma poi questa è proprio una domanda che vi volevo fare. Ma sui temi sociali, io vedo che voi siete molto, ovviamente, cioè è molto importante il fatto che voi portiate la vostra vita all'interno delle opere, creando delle opere sulle vostre sofferenze, perché credo che sia la maniera più naturale possibile per poter fare un grande lavoro, perché è un lavoro sentito più di altri. E Grazie, 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 grazie mille, grazie. questa è una cosa veramente molto importante. E devo dire che ci vuole anche molto coraggio, perché poi portare dei drammi all'interno di un'opera fatta sulla propria vita, io non so se riuscirei mai a fare una cosa del genere, quindi ci vuole anche molto Ai coraggio. Maes. Ah, c'era un mio amico che è entrato in diretta. Io volevo ringraziare appunto di queste cose che hai detto. Questo, diciamo, riguarda un periodo, cioè io e mia sorella siamo sempre state persone molto timide e io in quello che ho sempre visto nel cinema è stato sempre un rifugio e una voce. Quindi quando ho iniziato, cioè quando abbiamo iniziato sia con Inner Mind che con tutti gli altri lavori, abbiamo sempre
visto il cinema come la nostra voce. Io, essendo una persona molto timida, non riuscirei ad esprimere quello che ho provato con semplici parole. Riesco a farlo soltanto con il cinema. E quindi io penso che il cinema serva per lasciare una traccia, diciamo, almeno Come no? io nella mia esistenza spero di lasciare una traccia positiva tramite il cinema. Io penso questo, ecco. Sì. Assolutamente. Vorrei sapere da lei e da Vera i progetti futuri dopo, ovviamente, Custodes e Vindex Fiamma. Lea. Allora, ci sono appunto dei progetti futuri, non possiamo, diciamo, No, spoilerare ancora ovvio. troppo, però Andata comunque. all'altra. Esatto. Tra l'altro, mi piace questa intervista, sembra quella delle Iene. È bellissima sta cosa. Parte che sono un po' l'attacco dei cloni, così Sì, perché. infatti, Sì, esatto. capisci? Non mi capiterà mai più di avere due gemelle, non so dove guardare. Allora, lei ha progetti futuri, prendila alla larga, va. Allora, i progetti futuri sono appunto lungometraggi, cioè ci sono anche due cortometraggi, ma sono principalmente, diciamo, lungometraggi e sono comunque tutti, sia fantasy che storico, eccetera, tutti comunque hanno il tema sociale di base, quindi sempre denunce sulla società, problemi comunque passati e presenti. Ecco, questa è la cosa che posso dire. Comunque sicuramente appunto ci saranno altre collaborazioni con appunto la Sissi Martina che ho citato prima di Vindex Film. Che non state mai con le mani ferme, ecco, No, questo assolutamente. No, no, ecco. stiamo appunto progettando diversi lungometraggi che fortunatamente stanno già andando in pre-produzione, quindi siamo molto, molto felici di questo Sì. inizio, ecco. Ottimo, ottimo. Un'altra cosa, siete gemelle, siete sorelle, e quindi la domanda nasce veramente spontanea: che differenza avete nel campo professionale, nel campo lavorativo? Ci sono delle differenze tra di voi? Che ne so, una è più pragmatica, una è un po' più seria, una è un po' più scherzosa, che ne so. Assolutamente, assolutamente. Guarda, io diciamo sono più la parte che viaggia con la mente, un po' diciamo nel mondo onirico, invece lì è più la Sei un parte po' tecnica. Heidi, sei un po' Sì, Heidi. esatto, infatti Sì, Lia me lo dice anche sempre. sì. Io Ah sono sì, più davvero? assolutamente, sì, me lo dice assolutamente. Io sono un po' poco attaccata alla realtà, appunto terrena, diciamo. Guarda, Io sono più Sherlock Holmes, ecco. ogni Sì, è tanto ci più. vuole, guarda. Lì è più la parte tecnica, Sì, appunto. Sono più Sherlock Holmes, ecco, diciamo. Sì, un pochettino, sì. beh, già il Più. fatto che comunque, infatti, nell'ultimo, no, nell'ultima opera tu sei rimasta dietro la macchinata e presa in mano avanti. Esatto, esattamente, cioè, sì, lì diciamo è stato appunto proprio un caso, diciamo, anomalo, perché appunto solitamente dirigiamo sempre insieme e anche per tutti gli altri lavori in programma dirigeremo sempre insieme. Lì purtroppo appunto essendo che io non ero in una situazione proprio facile, non avevo proprio la testa purtroppo per dirigere, quindi però mi è servito definitivamente da uscire dalla situazione in cui ero, quindi per me Esatto. Vindex Fonamma ha un valore anche immenso perché mi ha dato appunto la possibilità di uscire da un periodo veramente buio della mia vita. Molto Sì, brutto. Vindex Fonamma proprio ci ha veramente cambiato la vita sotto ogni punto di vista, appunto sia umano che professionale, che Bello, proprio ci ha dato veramente. tutto. È l'inizio per me davvero della nostra vita, Vindex Fonamma, non sto scherzando. Bellissimo. Sì, assolutamente Ivana d'accordo. di Ivana scrive: belle e brave le mie nipotine. Ciao zia! Ciao! Ciao! È entrata la zia. Poi avevo letto anche: ma siete gemelle? Sì, lo stiamo dicendo Sì, 850 volte. sono gemelle al 100%. Molti Sì. entrano lì e dicono: oddio, ma è dove? Capito? È doppia. Allora, una domanda veloce, velocissima, risposta rapida, ultima domanda, perché proprio da due, alla fine due registe donne, insomma, voglio saperlo. Secondo voi che fine faranno il futuro delle sale cinematografiche? Lea. Allora, secondo me ci sarà di nuovo una ribalta in senso positivo. Secondo me le persone in realtà hanno tanta voglia di ritornare al cinema perché comunque magari il fatto di avere, diciamo, tutto sempre a disposizione, diciamo, anche in casa può stufare le persone. Io sono molto Certo. positiva sul futuro del cinema, Vera. proprio in sala. No, io penso che le persone siano in cerca di qualcosa di nuovo, di innovazione,
Secondo me, quando appunto ci saranno da vedere film, documentari con argomenti magari poco conosciuti, penso che le persone ritorneranno al cinema molto più di prima, ecco. Ho questa visione delle cose. Ragazze, tornate con i nuovi lavori, vi aspetto a prescindere se entrerete in nomination, nei corti o nei lunghi, lo so io questo perché tra l'altro faccio parte della giuria, però vi voglio alla serata del 27 maggio a Roma, belle tutte sul red carpet che sfilate, Che bello, grazie eh? mille, grazie, Red carpet, si mangia tanto, si beve tanto, si balla tanto, fantastico, che non c'è solo. fantastico. Quindi vi divertirete. Poi Francesco c'è stato, lo è il vostro amico Lomuscio, quindi sa. Ah, ecco, grande Lomush, grande Sa. Francesco. Poi solamente Caldolato, grande regista oltre 90 anni, si è messa a ballare tutta la serata. Ho detto questo. Fantastico, sicuramente no, non mancheremo. Fantastico. Lea e Vera Borgnotto, grazie Grazie, ragazzi, a presto. grazie, Un cuore. grazie, grazie, grazie. Ciao. Ciao, ciao a Ciao. tutti, Buona ciao, serata. ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutte. Allora, salutiamo le ragazze e adesso io invito, vediamo un po' se lo trovo. Allora, eccolo qua. Salvatore Scarico, produttore di Anatar. Ciao Salvatore! Buonasera, buonasera Tania. Bene, Ciao, come stai innanzitutto? bene, tu? Tutto bene, sono molto contenta di averti qui. Anche io sono contento di partecipare finalmente a Ore di Orrore. Ore d'orrore, A bravo. Ore di Orrore. No, sono contenta perché poi tra l'altro siamo quasi alla centesima puntata, oggi è la 99esima puntata, insomma, sono contenta di avere questo tris, anzi sei beato tra le donne stasera, perché Ammazza. ti hanno anticipato, una donna arriverà subito dopo, sei beato tra le donne, che non è la trasmissione media, se da, se sei tu. Allora, innanzitutto, prima di parlare di Anatar, però, io vorrei sapere chi è, se io faccio una domanda classica, chi è Salvatore Scarico? Chi è Salvatore Scarico? Uno È un grande produttore perché tu hai fatto tanto. sì, adesso sono un produttore, però ho iniziato sporcandomi le mani, iniziando praticamente dal basso, quindi ho iniziato dal montaggio, è stato il mio primo reparto, il montaggio e la sala di proiezione. E poi man mano sono passato al set come assistente operatore. Poi ho fatto l'operatore, poi ho fatto l'aiuto regia, poi ho fatto il macchinista, l'elettricista. Penso che ho fatto un po' prima poi di arrivare a fare l'organizzatore 10-12 anni fa e poi il passaggio al produttore. Diciamo che questo è un riassunto veloce di quella che è stata poi la mia. Molto veloce. Senti, tu sei partito come montaggista e poi sei passato, come hai detto tu, diciamo, di fatto poi a fare il produttore, no? Hai fatto e poi sei passato a fare il produttore. Sì. Com'è stato questo passaggio? È stato naturale oppure già eri orientato a voler fare il produttore? O è stata una cosa che ti è capitato quasi in qualche modo in maniera naturale? Guarda, mi è capitato perché ovviamente la mia prima ambizione, dico la verità, era la regia. E infatti ho fatto un film come regista, tra l'altro, in pellicola, quando c'era ancora la pellicola. Questo mi fa capire che sto diventando veramente anziano. E quindi la mia prima ambizione era fare la regia. Poi ovviamente non è semplice perché non è semplice il cinema e non è semplice riuscire poi a fare quello, a riuscire a continuare a fare il regista e riuscire anche a mantenersi fondamentalmente, perché questa è la verità. La realtà delle cose e quindi ho iniziato a fare gli altri lavori dei reparti cinematografici affinché potessi restare sui set fondamentalmente e da lì poi ho capito di avere una propensione organizzativa e produttiva. Tra l'altro poi mi è capitato poi un'esperienza in Africa con Discovery Channel che licenziarono praticamente l'esecutivo lì, io facevo parte praticamente della troupe e
E lì ebbero un problema di organizzatore generale, e lì sul campo fui nominato organizzatore generale. E lì poi da lì. Fantastico. E beh, vede che era proprio il destino. A migliaia di chilometri dall'Italia, però è partita così, diciamo, la prima volta. È partita così, sì. Salvatore, allora, nel campo della produzione in questi ultimi anni, è inutile negarlo, in Italia non è che se la passa benissimo, soprattutto quando poi si parla dei generi che noi trattiamo, no? L'horror, il thriller, il noir, insomma, anche la fantascienza, insomma, parlo dell'Italia, sono generi Certo. che hanno sofferto, stanno soffrendo anche in qualche modo. Quando tu sei entrato ovviamente nel mondo della produzione, già avevi trovato queste difficoltà sotto mano? Beh, diciamo che io ho visto lo strascico del bel cinema, cioè quello lì, proprio veramente il fondo del barile del bel cinema. Quando si produceva e c'erano dei budget e c'erano anche degli investimenti molto forti, però c'era un sistema completamente diverso, anche sotto l'aspetto dell'assistenzialismo, perché all'epoca le distribuzioni, cioè, pagavano il minimo garantito. I produttori, mi ricordo che Manolo Bolognini mi racconta sempre che lui praticamente riusciva ad avere dal minimo garantito la garanzia di poter girare un film e quindi di avere la copertura. Poi il cinema entrò in crisi e mi ricordo che e lì è nata proprio l'epopea poi dell'assistenzialismo. Con l'assistenzialismo il cinema è diventato pure un po' politicizzato, diciamoci un po' la Come verità. parlo pure del nostro amico Francesco, il nostro editor di Ore d'Orrore, Io diciamo vorrei salutare Francesco Lomuscio, il grande Lomuscio. c'è in linea, c'è in linea. Ah, c'è in linea, lo vogliamo sentire il grande Francesco. C'è Francesco che non so se scrive, insomma, se ci scrive, ma l'ho visto entrare perché ancora c'è la diretta, ancora c'è la diretta. Siamo sia le sorelle Borgnotto che te, insomma. Vorrei salutare anche l'ufficio stampa Francesco Caruso Littrico, che poi è il collega di Francesco che ci hanno sempre aiutato. Eccolo, eccolo, eccolo. Grande Bolognini da parte di Anna Dare il film di cui tra poco parleremo. Ecco qua Francesco, sto qui. Eccolo, Francesco, eccolo. quindi no, cioè, appunto è un po' colpa di, diciamoci la verità, dello No, sport, non è nessuna poco, no? colpa. Il problema è che comunque il cinema cambia nelle sue dimensioni, cambia un po' anche negli aspetti finanziari, perché prima le distribuzioni pagavano anticipatamente un anno prima per avere un film, e oggi invece le distribuzioni non pagano. Non Quindi pagano. fondamentalmente prima devi fare il film e poi devi vedere come funziona. Questo è il cambiamento epocale, però è anche dovuto dagli strumenti che oggi abbiamo, no? Certo. E dal cambiamento anche è cambiato anche quando dalla VHS si è passata al DVD. Per forza di cose, sono arrivate le piattaforme, ci siamo dovuti abituare anche, ci abitueremo, se nulla si fa. E quindi bisogna anche dire: vabbè, purtroppo non siamo nell'epoca giusta cinematografica. Ti faccio la domanda anche a te, diretta, diretta, visto che stiamo parlando di Dimmi. cambiamenti, dato Francesco lo sa, io faccio la domanda a tutti perché voglio sentire tutte le opinioni in merito. Secondo te che fine faranno le sale cinematografiche? Come ho fatto la domanda anche alle sorelle Borgnotto e come farò anche successivamente a chi fa cinema indipendente, vai. Allora, il discorso è c'è un mercato molto strano adesso, perché c'è un cambiamento repentino delle major, perché Universal ha ritirato i film a Netflix, Paramount ha ritirato i film a Netflix, si stanno a fare le piattaforme loro e dicono che si faranno le produzioni loro. Netflix si ridurrà ovviamente, Marvel già non ce l'ha più perché ovviamente c'è la Disney. C'è un cambiamento un pochino che ognuno di loro si sta trincerando dietro i propri confini. Piccoli orti. I piccoli orti e le proprie produzioni, perché hanno dichiarato ampiamente che si faranno le proprie produzioni, quindi gli indipendenti stanno dichiarando che devono morire. Anche HBO ha ritirato i propri prodotti, quindi ognuno di loro sta puntando a farsi la propria piattaforma. Perché dico questo per arrivare alla sala? Perché ha un senso. Il senso qual è? Come
uno può prevedere cosa può accadere domani. Certo, come stanno messe le sale cinematografiche italiane, che comunque non offrono più dei servizi eccellenti, poltrone scomode e altre situazioni, o audio pessimo, è normale che alcune sale saranno destinate a morire. Quello è un fatto proprio di cambiamento tecnologico, anche di intrattenimento, perché se uno paga un biglietto e paga 10 euro, 15 euro, comunque vuole vedere la qualità. Sotto un altro aspetto, invece, potrebbe essere anche un'inversione di marcia futura, perché le persone, come si sono riavvicinate al vinile, si riavvicineranno Un esempio al è quello del vinile, no? Diciamo, il grande ritorno del vinile. contatto, al tatto, no? A poter essere partecipi con altre persone di un film e poi dopo mi ricordo che una volta andavo al cinema e dopo si discuteva sul film che si era visto Vero. al pub con due birre davanti e si parlava della scena o dell'altra ed era meraviglioso sta cosa. E io più che invitare al cinema, io inviterei al dialogo dopo il cinema. Che a farsi una birra dopo il cinema, andarsi a mangiare due spaghetti dopo il cinema e parlare del film che si è visto in compagnia di tante persone, che questa è una cosa che andrebbe, ecco, stimolata Stimolata. anche ai cinema, anche nei cinema stessi, fondamentalmente. Però il cinema italiano, a differenza, comunque, bisogna anche dire che il problema è anche delle sale italiane, perché in Francia si segnala più 45% da prima del Covid, ok? In Germania siamo a più 60%, in Gran Bretagna è più 75% in sala prima del Covid, e in Italia è meno 7% da prima del Covid, quindi siamo ancora più in crisi da prima della Covid. Quindi è anche una tendenza tutta italiana Tutta questa. italiana, purtroppo, è un po' molto particolare. Hai fatto bene a riportare i dati che, tra l'altro, io avevo già detto, e quindi hai fatto veramente bene a ricordarlo. Passiamo ad Anatar, finalmente. Allora, che cos'è Anatar? Anatar è una pazzia per creare. No, un esperimento, possiamo È dire, un no? esperimento, è il primo esperimento di tanti altri che lanceremo. È un esperimento di creare una linea editoriale di mockbuster, di film a basso costo, che si rifanno ai grandi colossal, prendere un po' in giro i grandi colossal, anche se su Anatar non ci è riuscito veramente troppo bene. Però diciamo che il nostro intento è quello, fondamentalmente, è creare poi uno stile che sia italiano, con un punto di vista tutto italiano, fondamentalmente. Questo è Anatar e questo è quello che vorremmo creare con gli Spaghetti Fai, cioè questa serie di film. Che la parola stessa dice spaghetti perché è riferimento agli spaghetti western, ma fai perché ormai ci portiamo specialmente con la nostra editoriale verso lo science fiction e quindi dimmi. Tra l'altro, quando tu mi parli appunto di Anatar, quindi di rifare dei film che hanno delle assonanze in qualche modo, no? Con appunto Sì. famosi tipo Anatar, Avatar, e mi viene in mente che l'Italia comunque è proprio un po', diciamo, la culla di questi film, perché quando c'è Eh Sbad beh. Ted e poi La Casa 2, in Italia abbiamo, diciamo, cavalcato con i titoli in qualche modo, no? Sequel che non c'entravano niente, ma potrei fare tantissimi altri esempi in qualche modo, o riproduzioni tipo, adesso scherzando, però dall'Esorcista all'Esorciccio un attimo, no? In qualche modo, quindi Ma fu campione di incassi di certo. esorciccio, diciamo. E Appunto. ha lanciato pure due tre Quindi tantissimi. sei stato un bravo produttore, perché hai subito, no, però io devo dire, io sono stata piacevolmente colpita intanto dell'invito che mi avete fatto a vedere proprio la prima Grazie. conferenza stampa, e Grazie a te per la visita. io ho riso dall'inizio alla fine del film. Non ridevo così, penso, da anni e anni e anni al cinema. Cioè, Ah, bene, bene. grazie, perché io ho detto a Francesco, io mi sono divertita da morire. Se quello era l'inizio, io mi sono divertita da morire. E non è finita qui, e non è finita qui, non è finita qui. Che c'è il sequel di Anatar, eh?
Ma quello lo faremo sicuramente, Ah, ecco, Avatar la trilogia. 2. Ma non solo, e tra poco a breve ne esce un altro, Ah. ne esce già un altro, Bene. quindi. Bene. No, anche per questo, Che ne comunque, parliamo dopo. cioè, che esperimento è stato comunque Anatar una volta che è uscito? È uscito quando, tra l'altro, Salvatore? Non ricordo più. È uscito il 19 gennaio, mi pare, mi sembra, sì, il 19 gennaio è uscito in 40 sale in contemporanea e ovviamente ha fatto l'incasso che doveva fare in Italia perché purtroppo mi senti? Sì, ti sento benissimo. Però diciamo che ha avuto, noi non ci aspettavamo tutte queste sale, onestamente parlando, quindi l'interesse c'è, abbiamo avuto tantissime richieste anche dall'estero, infatti a breve lo daremo in distribuzione a una casa di distribuzione per le vendite all'estero e penso a breve sarà pure su Amazon Prime. In svod e niente, proseguiremo questi esperimenti. Anche non vorrei svelare le vendite perché ovviamente in questo momento siamo in una fase un pochino sotto berlino, siamo in una fase un pochino di e quindi sto un pochino cauto perché altrimenti sono anche napoletano e quindi scaramantico e non voglio in questo momento non voglio dire niente, però ci sono degli ottimi interessi anche perché fondamentalmente siamo una delle poche case che fa i mockbuster ormai al mondo. Come dicevi tu, è una tradizione italiana, fortemente italiana, che ha creato dei miti assoluti. Uno dei primi era proprio Totò, che nei suoi primi film erano tutti mockbuster. Ma diciamo che anche in Italia oggi ci stanno i mockbuster copiati dai film francesi o dei remake dei film francesi. Anche quelli sono dei piccoli mockbuster, anche se sono un pochino più costosi. E quindi niente, Anatar. Sta raccogliendo molto interesse, come sta raccogliendo anche tanto interesse quello che noi andremo a fare a distribuire nel prossimo futuro, perché i mockbuster, come dicevo prima, ormai li produce solo di Asylum in America È e vero. non ce ne sono altri. Nessun altro ormai nessuno si vuole vergognare di fare un mockbuster e si vuole cimentare come si sono cimentati Monty Python o Terry Gilliam, tra cui Terry Gilliam, che era uno dei quattro fondamentalmente. E invece noi vogliamo perseguire questo filone, lo Spaghetti Fai, forse Spaghetti Fai. Ma un'altra cosa che io volevo chiederti, a parte già c'è il progetto, già c'è detto in qualche modo che di Anatar usciranno dei sequel in qualche modo. Altri progetti non collegati ad Anatar, se non vuoi rivelarci moltissimo, basta che ci fai anche un giro lungo, 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 lungo. Allora, no, io non devo fare nessuno, io posso pure spoilerare, se vuoi ti faccio vedere pure un pezzo di film, tranquillamente, noi siamo qui per questo, se no che ci stiamo a fare? Noi dobbiamo incuriosire. Certo. Allora, innanzitutto ti dico che tra poco ti faccio vedere pure i primi minuti di Avengers, Italian Super Heroes, che è il prossimo nostro mockbuster che uscirà a breve. Abbiamo meno di 2 minuti a disposizione, faccelo vedere adesso. E te lo faccio vedere subito, qual è il problema? Eccolo. Che stiamo a fare qua? Siamo E arrivati. che si va a fare qua? Questa è un'esclusiva, non l'ho detta a nessuno. Grande, non sapevo nemmeno io E niente. niente, appunto, meglio così. Ovviamente, scusate se giro lo schermo e proverò. No, Faccio. Quanto dura? Quanto dura? ma ti faccio vedere l'inizio del film e basta. Inizio, abbiamo 30 secondi. 30 secondi, è vero, ci proviamo. Vai, vai, metti, metti. Si vede? No, no, non si vede. Aspetta. Abbassa, abbassa poco, 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 abbassa, abbassa. Poco, abbassa. Dopo il genocidio di alieni a causa dei supereroi della Marvel e di quelli della Warner,
era rimasto un ultimo imperatore della galassia ancora in vita. L'imperatore Gaetanus. Il linguaggio della razza aliena Gaetana era fatto di suoni simili al raggio dell'asino, ma per lo più comunicavano telepaticamente. Erano tra le razze aliene più spietate, ma non erano mai stati scelti per un film americano per la loro totale mancanza di stile. E Gaetanus, allora, decise di documentarsi su tutte le specie umane della Terra che avessero stile. E dopo diversi studi, concentrò tutti i suoi sforzi sull'unica razza umana che incarnasse i principi fondamentali della cultura aliena, l'italiano. Si cimentarono con la rivisitazione e la copia di capolavori d'arte italiana, ma con evidenti scarsi risultati. Ecco! Salvatore, ti hai fatto un colpone di scena, da bravo napoletano ci hai distrutto tutti i sogni, che tanto devo sempre chiedere anteprime, spoiler... Ci hai distrutto, grandioso, sei grandioso, veramente. E allora noi aspettiamo questo nuovo lavoro, tra i tanti che devono uscire. Certamente. Allora, io ti ringrazio tanto, perché ovviamente dobbiamo far entrare anche la prossima ospite. Torna presto, quando usciranno sia i sequel di Avatar che tutti gli altri progetti, va bene? Va benissimo. Ringraziamo Salvatore Scarico qui ad Ore Talk. Ciao Salvatore! Ciao a tutti! Ciao! Ciao Dani! Ciao, grazie mille. Avete visto che anteprima shock? Devo dire, benissimo, bene. E questo è il grande cinema italiano. Facciamo entrare Alice Tamburrino, quarta, perché c'erano le gemelle pure, quarta e ultima ospite dei Ore Talk, Forza e Coraggio. Ciao Alice! Buonasera, mi senti? Non mi vedo però. Per vederti devi semplicemente girare con il ditino le due freccette che vedi per lo schermo davanti a te. Due freccette. Buonasera. Ecco. Come stai? Tutto bene? Bene, dai, tu? Tutto bene, ti faccio la presentazione. Alice Tamburrino, Adore Talk. Facciamo la presentazione come le grandi star. Allora, Alice, sono molto contenta perché visto oggi, a parte... come ho detto prima, è stata puntata quasi tutta al femminile, due gemelle, registe, te e con un uomo di mezzo in qualche modo che vi ha fatto, tra virgolette, da cavaliere. Allora, Alice, la prima domanda che ti faccio è questa. Tu rappresenti il cinema indipendente. Io amo tantissimo, soprattutto quando sono delle donne, lo dico proprio in maniera molto chiara. Volevo sapere da te, stesse domande che ho fatto anche, diciamo, a chi ti ha preceduto, come è nata la tua passione verso il genere horror, thriller, comunque il genere, insomma, quello che ci riguarda, quello insomma che ci compete, e soprattutto come sei arrivata ad avere la passione per la macchina da presa? Bella domanda. Te lo posso riassumere grazie, diciamo, a quella folle di mia madre, nato tutto insieme in realtà, quando nel momento in cui avevo solo 4 anni mi fece vedere Pulp Fiction. E io dissi, voglio fare anch'io quella roba lì, perché non avevo idea di che cosa fosse, no? Cinema e tutto il suo contorno, non avevo idea di che cosa io stessi guardando, però ho detto, è figo, voglio farlo anch'io, semplicemente. E quali sono state le tue passioni, i tuoi interessi, tipo i tuoi film italiani preferiti e internazionali preferiti, e perché? I tuoi punti di riferimento per fare dietro la macchina da presa. Ah, ok, perdonami perché ti sento un pochino a scatti. E allora, il mio punto di riferimento, sono scontata, però è Tarantino. So che sono molto scontata, però è stato un amore a prima vista fin da quando ero bambina, e quindi questa passione me la sono portata appresso. Per quanto riguarda il genere prettamente horror, che poi a me non piace parlare effettivamente di generi, perché poi i film possono essere... un po' tutto, se vogliamo parlare, mi piace parlare di cinema di orrore, ecco, preferisco così, è una mia cosa, è La casa di Sam Raimi, che è sempre una cosa molto scontata, però mi rappresenta un pochino, sai, perché
Quando lo vidi la prima volta, stavo raccontando prima alla mia compagna che mi stavo sbellicando dalle risate. Non sto scherzando, avevo all'incirca 14 anni, stavo in camera e mia madre entrò di colpo e disse: "Scusa, ma che cavolo ridi da mezz'ora?" Io dissi: "Sto guardando un film." Fa: "Che film è? La casa." Fa: "Ma sei matta?" Cioè, quando io ho visto la prima volta quel film, me la sono fatta addosso e non ho dormito per settimane. Ovviamente è la concezione diversa di quello che della mia generazione siamo abituati a vedere come film dell'orrore in questo momento di queste produzioni. È normale che se parliamo di un film come Hereditary, dici: "Ok, ah, stiamo parlando di un altro tipo di prodotto." Certo, un po' più. Però mi rappresenta un pochino perché agli inizi di Sam Raimi, se non sbaglio, è il secondo film, La casa di Sam Raimi, e si vedeva che era molto acerbo a livello registico, però era cioè, fin da subito, guardando la sua filmografia, l'ho trovato subito molto interessante. Molti spunti a livello di regia, come intende la regia e le idee di regia sono per me eccezionali. E appunto la domanda, come sei arrivata alla macchina da presa? Cioè, che percorso hai fatto? Hai fatto degli studi? Sei arrivata invece? No, raccontaci un po'. Allora, diciamo che mia madre è sempre stata molto fissata con la fotografia e con le riprese. Questo nomino spesso mia madre perché in realtà è dovuto tutto, insomma, un pochino alle sue passioni. E a un certo punto io ho notato che ho smesso di comparire nei video di famiglia. Come mai? Nel senso che perché ero io che stavo dietro alla camera. Questa mi l'avevo E non più mia madre. Io poi ho scelto altro nella vita all'inizio perché ho fatto 12 anni di accademia musicale Ah. e quindi vivendo la realtà dell'accademia mi sono ritrovata a un certo punto dietro un mixer e ho detto: "Ma forse so qualcosa." Avevo iniziato già a lavorare in ambito musicale e quindi ho detto: "Forse dopo il liceo sarebbe meglio fare qualcosa, no?" Pensavo di poter avere potenzialmente un lavoro in mano e quindi ho iniziato l'università a studiare fonia e sono entrato a lavorare nel doppiaggio, però contemporaneamente ho sempre voluto dedicare la mia vita, insomma, al cinema e quindi a un certo punto ho detto: "Ok, i soldi che ho messo da parte io vado in un'accademia perché devo studiare e devo capire alcune cose." Beh, vedi, hai fatto un bel passaggio dalla musica all'accademia. E qual è stata la tua prima opera? Te la ricordi? La mia prima opera, non ricordo nemmeno il titolo, devo essere sincera, era un'esercitazione accademica, Sì. riuscita molto molto male, ma molto molto male. Mi ha scoraggiato tantissimo in realtà come cosa, devo essere sincera. Poi c'è stato Level Up, girato nel 2019, una commedia un pochino alla Boris, per omaggiare soprattutto Mattia Torre, che era morto purtroppo in quel periodo. E poi niente. Ce ne siamo usciti con questo Dark Compost che un pochino più mi assomiglia per quello che per la regista che vorrei essere. Parlaci un po' di questo Dark Compost. Cosa vuoi sapere? Quello che tu vuoi. Ma è Hai Dark Compost. lavorato anche qua la lavorazione, quanto è durata, quanto è stato, insomma, complicato, difficile, quanto ci hai messo dentro a questo lavoro? Dark Compost è stato difficilissimo perché è stato scritto e girato in un fine settimana all'incirca, quindi è stato molto complicato, però molto bella come esperienza. E non ti so dire quest'idea, cioè come è uscita fuori l'idea proprio del soggetto di questa storia. È uscita sicuramente dalle idee un pochino malate mie e di Giulia Prati, che è la sceneggiatrice. Non ti so dire altro, nel senso che è stato tutto talmente così veloce e così veramente un po' confusionario che un pochino forse nella mia mente ho vaghi ricordi, però i ragazzi sono stati eccezionali, anche le attrici, cioè le attrici hanno veramente fatto. Hanno lavorato tantissimo, insomma, duro comunque. Hanno lavorato tantissimo, nessuno di noi ha dormito. Tra l'altro, Flavio Cuccurullo, che in diretta ha salutato prima, ho visto anche lui ha scritto la colonna sonora praticamente in pochissime ore, nel momento in cui io gli ho mandato la sceneggiatura. E è stato un lavoro veramente faticoso, faticoso, però io sono molto soddisfatta del lavoro che è uscito fuori, perché ho sentito le due gemelle all'inizio
di questa diretta. Io vedo un pochino le storie a livello cinematografico in modo diverso. Non sto dicendo che è sbagliato, ovviamente, assolutamente ognuno la vede in modo diverso. A me non piace raccontare interamente le mie storie o i miei vissuti, i miei trascorsi. A me piace mettermi a nudo, però all'interno dei personaggi, e mettere un qualcosa di me qua, un qualcosa di me nell'altro e mischiarle in determinate situazioni. In questo non voglio dire che ovviamente se parlo, come per esempio tu sai, della storia del peluche e del padre, non sto dicendo che quella cosa sia realmente accaduta, però c'è qualcosa in quelle cose. E però è un modo diverso per mettere sempre te stessa all'interno della Sì, tua opera. assolutamente, assolutamente. C'è il tema sociale, ovviamente, che viene preso in pieno e viene sbattuto ovviamente all'interno, no, no, dell'opera. E tu fai un po' come le soap, no? Un po' del tuo carattere in tutti i personaggi principali e secondari. Un'altra domanda ti volevo fare. Dark Compass è un corto lungometraggio, innanzitutto, io lo so, ma Un cortometraggio. è un cortometraggio. Beh, la domanda è quindi chiara. Quando arriverai a fare un lungometraggio? Quando secondo te ti sentirai pronta per affrontare, come hanno fatto le gemelle, un passaggio fondamentale, molto, molto più duro, molto più importante, perché il lungometraggio non è certamente, insomma, un corto, seppur il corto comunque richiede tanto tempo, soprattutto per gli indipendenti. Attualmente lo sto scrivendo un lungometraggio, nel senso che il soggetto l'ho iniziato a scrivere 5 anni fa, mi sono resa conto che avevo bisogno di un aiuto in più e quindi ho sempre chiesto alla fidata Giulia Orati di aiutarmi insieme a un altro ragazzo. Non so dirti oggettivamente se mi sento completamente pronta per girarlo, nel senso che sto sperimentando, sto cercando di capire in che direzione voglio andare, sto cercando di capire qual è effettivamente il mio stile, perché tutto quello che io faccio, che siano videoclip, spot, è normale che poi se ci sia un cliente è diversa come cosa, però sto cercando di sperimentare e vorrei arrivare a un certo livello e consapevolezza registica. Sto allo 0,1% della regista che vorrei essere. Quindi non so, però potrebbe essere un ottimo gradino qualora uno riuscisse a trovare una produzione o fondi per capire quali siano le proprie potenzialità. Altrimenti poi uno non lo scoprirà mai, perché un conto è basarsi su un cortometraggio. Il nostro dura 8 minuti e qualcosa, girato in un fine settimana. Un conto è mettersi davanti il monitor per 4, 5, 6 settimane di lavorazione, è diverso a livello mentale. Assolutamente sì. Io devo dire che sto apprezzando di te in questa chiacchierata l'umiltà e l'avere i piedi per terra. Esce, sta uscendo, vedi, ecco perché vi faccio parlare, proprio sta uscendo bene, un identikit perfetto, che secondo me sono due delle grandi doti da non perdere mai per chiunque, sia per chi faccia indipendente, sia per chi non lo fa. Anche perché purtroppo poi chi non lo fa molto, alcuni, non dico tutti, ma alcuni perdono completamente la bussola, come dico io ogni tanto. E a parte tutto ciò, progetti futuri, Alice? Progetti futuri, sto in post-produzione con un altro cortometraggio. Prossima settimana vado a Siena per aiutare un mio amico, gli faccio d'aiuto regia per un suo cortometraggio che abbiamo scritto insieme. E nel frattempo si sta lavorando a questo lungo e a capire. Siamo a un buon punto, nella scrittura. Arrivati a un buon punto. Sì, assolutamente. E invece tuo personale, un progetto proprio tuo personale a cui tieni tanto, che a cui stai pensando? Parli di progetti sempre cinematografici? Sempre cinematografici, tuoi però personale. Questo lungometraggio. Questo lungo perché c'è ancora molto, molto più di me rispetto a Dark Compost e ci tengo particolarmente anche alla storia. Raccontare ovviamente molto di più, chiaramente essendo un lungometraggio. Assolutamente. Sempre un po' con quella verve, come dire. Io ti volevo fare anche Come con una domanda sulle sale cinematografiche. Il futuro, abbiamo fatto la domanda, quindi insomma, te la faccio anche a te. Che fine fa? Io non ne ho idea, devo essere sincera. È normale che sicuramente l'idea di vedere un proprio film proiettato in una sala cinematografica con un impianto stereo, un impianto, scusami, audio in 5.1, pochissimi in Italia, 7.1 è tutta un'altra cosa, è normale.
È normale, vedere un film al cinema è un'esperienza che un computer con le due casse non assolutamente ti può dare. Però io penso che il discorso dello streaming, sentendo prima Salvatore, che tra l'altro abbiamo lavorato insieme, il streaming secondo me deve essere un aiuto, deve essere un qualcosa in più. Il mondo che ci stiamo ritrovando nello streaming, secondo me, non è assolutamente di aiuto. E forse non lo è nemmeno il cinema in questo momento storico in Italia. Io parlo dal punto di vista economico perché abbiamo visto tutti che, soprattutto dopo il Covid, pam, andare al cinema praticamente è come andare a cena fuori adesso, purtroppo. Però io sono fiduciosa che se le sono romantica io, non parlo come produttrice ma come regista, ma io penso che se tutte le grandi produzioni, le grandi cosiddette major si stanno spostando sullo streaming, spero che ci sia più spazio per noi al cinema. Ecco, se loro preferiscono lo streaming, io preferisco il cinema allora. Intanto gli leggo alcuni messaggi. Uè, grande Alice, un forte abbraccio di Mimmo Modica. Grande Mimmo! E poi Kili Creator, Alice numero uno del mondo. Ah, quel cretino di Francesco che è il regista con cui gireremo prossima settimana. Ciao, Fra. Vabbè. Senti, sempre sul cinema italiano, come vedi invece il cinema italiano indipendente di genere? Anche se a te non ti piace, come lo vedi? Lo stato di salute. E alcuni dicono Male. ripresa, che ci sono stati anni in cui era veramente quasi morto, insomma, invece adesso, gli ultimi anni, sta dando qualche segno di ripresa. Sei d'accordo su questo? Io in questo momento lo vedo molto male, però vedo tante persone che stanno puntando sempre di più sul cinema indipendente. Io parlo di persone che non, soprattutto che non hanno produzioni, ma che vogliono autofinanziarsi dal basso. E io penso che purtroppo sai meglio di me come va il cinema in Italia. Secondo me ognuno di noi deve fare il massimo per poter raggiungere il proprio obiettivo e purtroppo anche la gavetta del cortometraggio fa sì che tu ti possa mostrare e far vedere che sei in grado di fare. Poi il discorso botteghino, quello è un altro discorso, perché le opere prime stiamo vedendo tutti in Italia di chi sono e che lavoro fanno questi registi di opere prime delle grandi major. Beh, hai dato una bella stilettata. No, mi dispiace, però sbaglio a No, mostrarmi, a dire queste cose, però sono molto arrabbiata da questo punto di vista. devi dire, qui si può dire qualsiasi cosa, anzi, tanto lo stiamo sempre a dire, insomma, siamo sempre qua proprio per questo, per ribadire che il cinema italiano purtroppo è in crisi, sai, molto spesso sì, è vero il Covid, l'arrivo delle piattaforme, ma poi in realtà, parliamoci chiaramente, era già in crisi da prima, non è che no, stiamo facendo un po' un discorso, no, no, di dare la colpa sempre, è un po' il cane che si morde la coda. Di fatto il cinema è stata, come ha detto anche Salvatore, che è uno che lavora da anni in produzione, no? Nella produzione che era già in crisi comunque da prima, non è che poi veramente il Covid, l'arrivo delle piattaforme ha semplicemente distrutto o accelerato un meccanismo che era già esistente, o no? Sì, no, assolutamente, però prima o poi bisogna far spazio anche a nuove persone. Io non parlo di me, perché ti ripeto, nel senso io sono allo 0,1% della regista che vorrei essere, quindi diciamo che non è che se adesso tu mi dicessi, che ne so, Ali, ti do 500.000 euro per fare il film, io un attimo ci penserei, però ti posso assicurare che ci sono tanti bravi e brave registe e registi in Italia che potrebbero fare il salto di qualità e soprattutto molti sceneggiatori bravi che non vanno a rifare remake, perché, come ha detto giustamente Salvatore, negli ultimi anni in Italia abbiamo visto remake su remake su remake su remake su remake di film. Io l'ultimo, onestamente, l'ultimo che ho visto scritto veramente, ma veramente bene, dall'inizio alla fine è Perfetti Sconosciuti. È Perfetti Sconosciuti. Mi è piaciuto È tantissimo. quello, ed è quello che ci hanno copiato e hanno fatto i remake in giro per il mondo. Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo con te. Alice, Abbiamo persone in grado. una bella chiacchierata, hai fatto una disamina perfetta, stupenda, non so più che altro chiederti. Tra l'altro, magari fossero tutti come te. Tan, 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 risposte secche e belle, mi piace così. Allora, Alice, sono... Daniel, io ti ringrazio. Spero di rivederti presto di persona. Vieni il 27 maggio al Despertine Awards. Sul Assolutamente. red carpet ti faccio passare, ti faccio camminare con i capelli blu, azzurri. Assolutamente.
anche se non si vedono color pink freddo, però insomma. Pazzesca. Va bene. Allora, grazie ad Alice Tamburrino qui ad Ore Talk. E ciao a tutti al prossimo appuntamento di Talk. Ciao Alice. Ciao Tania, grazie. Buona serata. Ciao.